ma chi sono quanti in generale? Qua è l'esclusivo io, ma qua non si muove noi per qualche cosa, per chi sta parlando qua solo io, mare, solo io ci sono, in tutta la cittadina. Uno dei boss arrestati nella maxi operazione dei carabinieri denominata Damasco, che ha visto l'impegno di 140 agenti di unità cinofile, intercettazioni ambientali e perquisizioni in 35 abitazioni, per cui sono state indagate 45 persone, è un collaboratore di giustizia residente a Fano, in quanto sottoposto a un programma di protezione. Un catanese affiliato al clan mafioso dei Santa Paola di 31 anni, il cui ruolo da boss locale è stato svelato da lui stesso in una conversazione intercettata dai carabinieri con alcuni suoi conterranei venuti dalla Sicilia. Perché qua io ho la forza di fare determinate cose, perché la persona che distribuisce qua è uno solo. E da uno solo, almeno l'esclusiva solo è mia. Vai. Perciò a oggi cristiani non ci n'è. Allora, l'indagine parte nell'ottobre 2014 a seguito dell'arresto di un soggetto qui in Fano che ha commesso più furti in esercizi commerciali. Questo soggetto si riforniva da droga proprio da questo collaboratore di giustizia, quindi è da lì che è partita l'indagine. I push sono tutti del luogo, magari hanno origini del sud Italia, ma sono comunque tutti del luogo. E il nostro collaboratore, grazie appunto alle sue capacità e grazie al suo carisma, è riuscito a mettersi lì alle sue dipendenze. L'indagine complessivamente ha visto 19 arresti e 45 deferiti in stato di libertà. Per quanto riguarda Fano, abbiamo eseguito 4 arresti in flagranza di reato, 4 ordinanze e 2 arresti in flagranza di reato nella fase di esecuzione delle perquisizioni, che ricordo sono state 21. La libertà di movimento che questo regime gli consentiva gli ha permesso di organizzare una fitta rete di pusher locali per lo spaccio della cocaina nel pesarese, per conto dell'organizzazione con a capo Salvatore Fontana, che importava droga dall'Olanda, arrestato nell'operazione Damasco. Ai 45 indagati contestato l'articolo 74, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, e non il 416 bis, l'associazione di stampo mafioso, ma le metodiche della banda erano quelle di Cosa Nostra. Tu che mi andai la macchina poi puttava il sonno, ti presentano. Ah, vabbè, ti presentano. Ti fanno capire che cosa può venire, che fondo, cosa vostra. Non è stato contestato il 416 bis, quindi i reati associativi, ma le modalità utilizzate da questi soggetti sono associatamente affini ai metodi utilizzati dalla criminalità organizzata di natura mafiosa, quindi intimidazioni, quindi supporto legale ai soggetti che venivano arrestati, estorsioni e intimidazioni. Stroncata così dai carabinieri questa rete di spaccio divenuta in breve tempo radicata ed estesa nella città, anche grazie alle notevoli capacità di approvvigionamento del collaboratore di giustizia, che gli consentiva di far arrivare in breve tempo ingenti quantità di coca sulla piazza di Fano. Beh, quello che abbiamo tentato e sicuramente siamo riusciti a fare, dare un segnale al territorio, dimostrare che comunque il controllo c'è soprattutto nei confronti di soggetti che provenienti dal sud Italia con dei percorsi criminali importanti tentano di ramificarsi sul territorio, quindi questa è la risposta dell'Arma dei Carabinieri.